ci siamo questa volta, buongiorno! Ora lo dico serio. Dunque, nel biglietto mi avevano scritto la motivazione per la quale la cooperazione nazionale decide di dare un premio a questi attori è che hanno interpretato bene il ruolo dei cooperatori. Io invece la dico così: io ho visto il film, quindi sono avvantaggiato rispetto agli altri, è un compendio sulla cooperazione italiana. Se noi dovessimo spiegare bene che cos'è la cooperazione italiana, come funziona, faremo dei discorsi lunghissimi, nessuno ci prende mai esattamente sul serio, da qui in avanti faremo così, gli si porta il film e si invita Bisio e così abbiamo risolto la questione. Giusto, giusto, siete d'accordo? Sì! Oh, beh, basta. Però un'Italia che sta cambiando e Nello è un po' la metafora di chi è in mezzo a questo cambiamento. Nello infatti è un sindacalista che viene allontanato dal sindacato per le sue idee troppo moderne, troppo capitalistiche, di contro viene anche osteggiato dal mercato perché con idee troppo solidali. Lui quindi sceglie di intraprendere la strada tra le due, diciamo, e alla fine questo compromesso porta a un ottimo risultato. Allora, quest'uomo ha tipo 800.000 fan su Facebook. Perché è bello, signori, nella parte di Ossi, Franco Pistoni! Non riuscivo più a rientrarmi nella normalità, non era... cioè non ce la facevamo più. Sì, quel lì era un problema, perché noi non sappiamo mai se siamo... non sappiamo... ma è... poi questo ognuno, quando uno vedrà il film, riuscirà... Io pesavo 120 kg quando ho cominciato il film, cioè ho dato il mio corpo per il cinema. Il casting si può fare! Allora, ve l'avevamo promesso che avrete la possibilità di fare domande a tutto il cast di Si può fare, quindi classico, per alzata di mano, io farò da valletta, verrò lì. Chi è che vuole fare una domanda? Le emozioni che hai provato rivedendoti nel film. Domanda per chi? Per Bisio e anche per tutti gli altri. Ci mettiamo un quarto d'ora, però chi vuole rispondere? Prego, ragazzi. No, c'è chi l'ha visto già 8, 10, 9 volte, io un po' meno, 3 volte l'ho visto e si piange anche, cioè è una delle poche volte, ho fatto tanti film dove non so, non riesco a vedere me che faccio delle cose, vedo Nello, vedo loro, vedo per cui mi emoziono come posso, vi siete emozionati anche voi. Sì, è strano, insomma, sono 30 anni che faccio questo mestiere, ma ogni volta che lo rivedo, e ti dico che l'ho visto, mi colpisce sempre, insomma. Allora, la mia non vuole essere una domanda, ma vuole essere un ringraziamento. Io sono un assistente sociale, lavoro da 15 anni in un servizio psichiatrico, e sono proprio così, nel senso, sono un'emozione pura, e da 5 anni ho fondato una cooperativa, e dove anche noi, cioè il nostro motto è appunto che non ci si arrende davanti a nulla, alle volte è difficile, però insomma l'esporsi e il coraggio appunto di andare avanti proponendosi proprio all'esterno, perché noi appunto abbiamo una cooperativa sociale che gestisce dei chioschi bar, adesso abbiamo comprato una piccola trattoria che ristruttureremo, è veramente emozionante. È buono da matti. No. Come si mangia buono da matti? Cucina Mando l'abbiamo chiamata. cioè, e niente, quindi volevo ringraziarvi perché per me è stata un'esperienza, l'avevo già visto, l'ho rivisto e non lo so, forse lo rivedrò un'altra volta, siete stati bravissimi, grazie mille. Ciao, signore, prego. Io, oltre a rinnovare i complimenti a tutto il cast, siete davvero stati intensi e splendidi. Bisio
forse è quello che esalta meno, anche nella sua bravura, però davvero gli altri ragazzi sono meravigliosi. Durante la visione del film mi hanno impressionato molto Luca e Sergio. Volevo, come si chiama, quali sono state le principali difficoltà a interpretare questi personaggi? Gli unici due che non ci sono. Luca e Sergio non sono qua, però può rispondere Pistoni, a nome loro. Non ho idea di... Facciamo una telefonata magari. Ci mettiamo in contatto magari telefonicamente. Bosca è quello che fa Gigio. Vuoi una domanda di riserva? No, niente. C'era una ragazza, prego. Qual è la motivazione che ha spinto gli attori a interpretare questo ruolo? I soldi. È un finto cinico. Una cosa io spezzavo, vabbè, a parte, scusa, quella dei soldi era una battuta, ovviamente molto cinica, ma era ovviamente una battuta. Poi lascio la parola anche a Tony, che so quella dire la sua. Dico la mia su di loro, però, che è importante sul lavoro d'attore che hanno fatto tutti, che abbiamo fatto tutti, ma loro, avendo questi personaggi così forti, così caratterizzati, io aggiungo una cosa a quello che hanno detto già loro, cioè a dire che non era solo difficile essere credibili nel personaggio, ma attenzione, come avete sicuramente notato nel film, c'è anche un excursus molto preciso e che cambia nel corso del film almeno un paio di volte, cioè all'inizio sono molto sedati, cioè sono queste persone con disagi mentali che assumono psicofarmaci, poi vengono eliminati questi psicofarmaci, quindi ognuno di loro ha dovuto studiare anche dal punto di vista clinico cercando di essere credibile e anche dal punto di vista dell'acting, del lavoro d'attore, dare un mutamento tenendo sempre il fatto che la malattia mentale non è che fosse svanita, togliendo un po' di serenase, ma c'era un po' più euforia. Pensate a Luca, appunto, quello che diceva prima, che era violento, ma all'inizio un po' più catatonico, un po' più i movimenti lenti e nonostante questo aveva lo stesso dei momenti di violenza, però poi togliendosi gli psicofarmaci si divacizza, se così possiamo dire, per poi quando arriva ancora del vecchio riassumere, cioè in un film questa cosa, no, volevo solo sottolinearla per dire che è ancora triplo valore al lavoro di acting che hanno fatto, cioè di acting è una parola in inglese che vuol dire lavoro, come cazzo si traduce? Lavoro d'attore. Io vi lascio andare a mangiare, forse? Ciao a tutti. Signori e signori, il cast di Si può fare! Ringrazio quindi tutti gli attori che sono appunto prestati, ringrazio voi, fatevi voi un bel applauso che siete stati un pubblico eccezionale. Ringrazio Lega Coop nazionale e anche Lega Coop di tutte le regioni che ha fatto sì che questo progetto insomma potesse diventare realtà e un ringraziamento particolare a tutti i tecnici che hanno lavorato a questa diretta. Ragazzi, alla prossima, ciao!